posto a Jesolo che sa di festa, che ha il profumo del mare, che rende felici le famiglie. Non è il solito locale tradizionale, ma è una sagra permanente, la sagra del pesce. Del pesce freschissimo, perché l'idea, già collaudata in altre località turistiche del Triveneto, parte niente meno che da una cooperativa di pescatori di Trieste. Siccome la pesca non va tanto bene, abbiamo deciso, praticamente per dare un po' un'integrazione al reddito ai nostri dipendenti, abbiamo deciso di fare queste iniziative. Noi facciamo delle manifestazioni gastronomiche in giro un po' per la regione Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto, e praticamente proponiamo i nostri piatti di pesce. Noi abbiamo anche degli allevamenti di orate, branzini, di cozze a Trieste, e collaboriamo un po' con tutte le cooperative che ci sono in giro. Pesce ovviamente freschissimo, questa è la garanzia che date al consumatore? Eh beh sì, cerchiamo di dare il più possibile pesce fresco. È chiaro che poi magari c'è anche un po' di congelato, perché i calamari per esempio non possiamo sicuramente prendere i nostri. Comunque sono delle iniziative che stanno dando un bel successo e finalmente riusciamo anche a dare un po' di integrazione al reddito dei nostri pescatori. Tra l'altro sono iniziative che vengono incontro anche alle famiglie in tempi che non sono proprio felici, qui avete dei prezzi veramente concorrenziali. Sì, infatti secondo noi diamo anche un servizio a, per esempio qui a Jesolo, a tante persone che magari non possono andare a mangiare pesce, non lo mettono nella dieta, insomma. Proponiamo per esempio le orate, i branzini alla griglia con la polenta a 4,90 €, quindi un prezzo assolutamente buono, ecco. Poi abbiamo le sarde, sardelle appena ciappate, insomma appena pescate, che le proponiamo anche a 4,90 €. Poi ci sono i girai, i laterini, quei pesci, pesciolini, insomma, anche quelli a 4,90 €. Insomma, sono poi tutti antipasti di pesce, tutto praticamente a 4,90 €. A parte poi ci sono anche dei piatti un po' più costosi. Alla griglia incontriamo Mauri, oggi c'è una griglia che ha veramente di tutto. Che pesci ci sono? Branzini, calamari, gamberoni, orate e le fette di polenta per i piatti, per i secondi piatti. Grigliare è un'arte, è vero? Sì, certamente. Fatica, immagino. Poi ci sono dei tempi che sono ben definiti. Tempi veloci, non cucinarlo troppo, si asciuga il branzino, non darlo crudo, ben pulito. Il trucco è qua. Bene, buon lavoro allora. Grazie altrettanto. Mauri alla griglia, Mauro invece ai fritti. Ai fritti, a servire i clienti. Qui abbiamo le patatine fritte, poi abbiamo i calamari fritti, i calamaretti o ciuffi di calamaro, i latterini o ribalta vapori, le sarde fritte, qui abbiamo le cozze impanate, le sarde impanate. Ma come funziona? Il cliente può scegliere quello che vuole? Può scegliere quello che vuole, anche fare un piatto misto volendo. Isabella, figlia di un pescatore della cooperativa, nonostante la giovanissima età, ha già un'ampia esperienza alle feste del pesce aperte in altre località balneari. Qui la vediamo comporre un antipasto misto con sarde in saor, insalata di polpo con patate, seppioline, moscardini, cozze e vongole. In cucina ai fornelli ci preparerà un primo piatto, in tema ovviamente. Spaghetti alla marinara. Ingredienti: pomodoro, calamari, polpo, vongole, cozze, un po' di misto e poi lo facciamo saltare. E il piatto è pronto. A Jesolo avete appena iniziato, dove avete già cominciato a lavorare, come ha risposto il pubblico? Ah beh, benissimo, noi siamo presenti a Trieste, Grado, Lignano, Bibione e adesso a Jesolo. Beh, allora vi auguriamo tanta fortuna perché è veramente un bellissimo progetto. Sì, sì, grazie a tutti. Trovare la sagra del pesce in via Arno è facilissimo. Il punto di riferimento è il grattacielo di Piazza Mazzini a Jesolo. Guardando il matitone, l'area si trova all'interno, verso la principale strada di collegamento. C'è anche un ampio e comodo parcheggio e un'area giochi per i bambini. E presto arriverà anche la musica, perché alla sagra del pesce si ha sempre una festa.